Io sono. A te che leggi, io parlo. A te che per lunghi anni, vagando innanzi e indietro, hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni. Non sai neppure tu che cosa. La verità, la felicità, la libertà. Dio, a te, anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata, solo per riconoscere che essa si dileguava come il miraggio nel deserto. A te che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro. Tanto meravigliose erano la sua sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana, con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto. E sono venuto anche a te che hai cominciato a sentire la presenza della verità nella tua anima e cerchi la conferma di ciò che lotta vagamente dentro di te per esprimersi. Sì, a quanti hanno fame del vero pane di vita, io sono venuto. Sei tu pronto a ricevere il mio cibo? Se lo sei, fa cuore. Siedi, calma la tua mente umana e segui strettamente la mia parola, qui pronunciata, oppure forse ti allontani, deluso ancora una volta, con nel cuore il morso della fame insaziata. Io, chi sono io, che sembro parlare così, conscio, potere, autorità? Ascolta, io sono tu, quella parte di te che sa tutte le cose, che sempre seppe, sempre fu. Io sono tu, il tuo sé. Quella parte di te che dice io sono, ed io sono. Io sono quella parte più alta di te stesso che vibra entro di te mentre leggi, che risponde a questa mia parola, che ne percepisce la verità, che riconosce per sua natura tutta la verità e scarta ogni errore dovunque lo trovi. Ciò io sono, non quella parte di te che sino a oggi si è nutrita dell'errore, poiché io sono il tuo vero istruttore, il solo tu conoscerai sempre, il solo maestro io, il tuo sé divino. Io sono, ti reco questo mio messaggio, la mia vivente parola, come ti ho portato ogni cosa in vita, libro, maestro, povertà o ricchezza, amare, esperienza o amore, allo scopo di insegnarti che io solo, il tuo vero sé, sono il tuo istruttore. Il solo istruttore è solo Dio che provvede, ha sempre provveduto a te. Non solo il pane e il vino della tua vita, ma anche tutto ciò che occorreva al tuo mantenimento, al tuo sviluppo fisico, mentale e spirituale. Perciò, quello che fa appello a te mentre leggi il mio messaggio, dettato dalla mia coscienza umana esterna, dal dentro, è solo la conferma di ciò che io sono, di te. Sempre seppi interiormente, ma che non avevo ancora tradotto in termini ben definiti alla tua coscienza esterna. Così pure tutto ciò che per sempre fece appello a te, venendo da qualche espressione esterna, non era che la conferma della mia parola già pronunziata dentro di te. Quell'espressione esterna era il canale, il mezzo da me scelto in quel momento per impressionare la tua coscienza umana. Ma io non sono la tua mente umana, né il figlio suo, l'intelletto. Essi sono soltanto l'espressione del tuo essere, come tu sei l'espressione del mio essere. Essi sono soltanto fasi della tua personalità umana, come tu sei una frase della mia divina impersonalità. Pesa e studia attentamente queste parole. Sorgi e liberati per sempre dal dominio della tua personalità, con la tua mente, il suo intelletto, così gonfi ed esaltati di se stessi, poiché la mente tua, d'ora dinanzi, deve essere la tua serva e l'intelletto il tuo schiavo.
se vuoi che la mia parola penetri nella coscienza dell'anima tua. Io sono venuto ora alla coscienza dell'anima tua, dopo averla stimolata per prepararla a ricevere la mia parola. Se sei abbastanza forte per sopportarla, se puoi sbarazzarti di tutti i tuoi capricci, di tutte le tue credenze, di tutte le tue opinioni personali, rottami di te raccolti nei campi coltivati da altri, se sei forte abbastanza da gettarli via, allora la mia parola sarà per te una sorgente inesauribile di gioia e felicità. Ma sii preparato al fatto che la tua personalità dubiterà di queste mie parole, man mano che le leggerai, poiché la sua vita è minacciata ed essa sa che non può vivere, prosperare né dominare più a lungo i tuoi sentimenti, al tuo andare e venire come prima. Se tu accetti nel tuo cuore la mia parola e le permetti di dimorarvi, sì, io sono venuto a te ora a farti conscio della mia presenza, poiché ho già preparato la tua mente umana in modo che essa possa, fino a un certo punto, comprendere il significato di me. Io sono sempre stato te, ma non lo sapevi. Ti ho espressamente condotto attraverso il deserto dei libri e degli insegnamenti, delle religioni e delle filosofie, tenendo sempre davanti agli occhi della tua anima la visione della terra promessa, alimentandoti con la manna del deserto, poiché tu potessi ricordare e apprezzare il pane dello spirito e anelare a esso. Ora ti ho condotto sulla riva del Giordano che ti separa dal tuo divino retaggio. Ora è venuto per te il tempo di conoscermi coscientemente. È venuto il momento di attraversare il fiume e di passare nella terra di Canna, nella terra del latte e del miele. Sei pronto? Vuoi andare? Allora segui questa parola, che è l'arca del mio patto, e passerai a piedi asciutti.